beneficenza sono questi i valori che bisogna veicolare. Assolutamente, ci siamo riusciti, sembrava una cosa irrealizzabile, dopo anni arriva la partita del sole a Napoli. Sono questi appunto i concetti che vogliamo trasferire, legalità e solidarietà. Lo facciamo con gli attori, lo facciamo con i calciatori, lo facciamo logicamente con i magistrati, vogliamo trasferire a questi bambini, questa platea bellissima di ragazzini che oggi calca lo Stadio San Paolo, insieme a loro, insomma, dare questo messaggio straordinario. Oggi San Paolo è più bello perché è praticato da questi ragazzini, ho visto le scuole calcio, ho visto tanti bambini speciali e questa è l'idea che dovrebbe essere sempre di calcio, un calcio che dovrebbe essere diverso, più solidale e trasferire messaggi migliori anche di legalità. Assessore, l'ultima... Assolutamente, noi oggi con questo vogliamo essere assolutamente in controtendenza con quello che accade in moltissimi stadi italiani purtroppo, ma non soltanto contro il Napoli, anche contro molte squadre del Meridione, questo succede ed è un peccato rovinare feste di sport con questi cori. Sono sicuramente un manipolo, insomma, di sfortunati, perché chi canta Lavali col fuoco sono soltanto degli sfortunati che non hanno capito bene qual è la cultura, insomma, del Meridione. Per cui noi siamo contenti oggi di dare un messaggio completamente diverso. Il messaggio è quello della solidarietà e lo facciamo con questi ragazzini, lo facciamo con le scuole e lo facciamo con i magistrati. Assessore, l'ultima volta ci ha parlato della chiusura di un settore per il rifacimento dei sediolini, ma ne ha già parlato con la società sportiva Calcio Napoli? Ora ci sono le condizioni, il campionato è finito, quindi parleremo sia della convenzione, sia dei lavori, dello sviluppo dei lavori con la società sportiva. Ci saranno anche giornate complicate perché c'è da rafforzare la squadra per essere competitivi e vincenti, per cui insomma c'è una parte della società che lavora con noi per lo stadio. Grazie.